lo slogan dice già tutto: dai vita alla ricerca. Il regalo più bello da trovare nell'uovo è la solidarietà, quella che stanno dimostrando ancora una volta i cittadini salernitani che stanno comprando le uova di Pasqua dell'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie. Come ogni anno, l'AIL raccoglie fondi attraverso la vendita delle stesse uova da destinare alla ricerca. Da oggi e fino a domenica, nelle piazze e negli ospedali di tutta Italia, si potrà comprare l'uovo dell'AIL con un contributo minimo di 12 euro. Un'iniziativa giunta alla 23ª edizione che nel tempo si è radicata anche nel nostro territorio, con vari punti dislocati in tutto l'Agro e nel Salernitano in genere. Fondi destinati al sostegno di importanti progetti di ricerca e assistenza, con il contributo a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue. Piccoli gesti, ma determinanti. Siamo stati al polo oncologico dell'ospedale Andrea Tortora di Pagani, dove tanta gente ha donato il proprio contributo. L'associazione non profit ha bisogno di recuperare fondi per sovvenzionare tutte quelle che sono le iniziative, vuoi in termini di personale, diciamo personale professionisti che l'azienda non assume, come più volte ho ribadito, medici, qualche volta infermieri, data manager, vuoi per l'acquisto di strumentazioni di ultima generazione, quindi metterci a passo con i tempi. E chiaramente questa iniziativa si va ad inserire in un insieme di altre cene spettacolo, donazioni, in modo da raccogliere fondi e supportare il nostro reparto. C'è tanto da fare, ma tanto tanto, perché forse le persone che non hanno questo problema non si rendono conto, e quello è il guaio, ha capito? Perché io già sono cotta di queste cose, ma mi sono capitata pure io. E va bene, andiamo avanti. Cosa si può dire ai giovani perché si ammalano? Questa è una statistica nel nostro territorio, soprattutto giovani. E che si può dire? Non lo so, perché qua si fa, ma non si fa niente. Perché la gente, le ripeto, dico la stessa cosa, cioè non si rende conto delle cose che abbiamo e le butta via.